Pace a tutti da Radio Messaggio Cristiano, eccoci di nuovo insieme con me ogni martedì e venerdì sera attraverso la nostra frequenza radio ed anche il nostro canale YouTube e pagina Facebook, dove tra pochissimo verrà trasmesso il culto di Radio Messaggio Cristiano. Ascoltiamolo insieme e vi auguriamo buon ascolto e buona visione con la pace di Gesù. Ecco la casa, Signore, questa è la Tua casa. Signore, e noi ne siamo tanto felici, gioiosi, festanti, appunto quando dobbiamo venire nella Tua casa, che l'hai resa nostra casa, perché, Signore, l'hai formata, Signore, l'hai scelto questo luogo per fare la casa, la dimora del Gran Re, del Tuo figliolo Gesù, finché giorno per giorno ci possa ammaestrare per il Regno dei Cieli. Quindi anche questa sera, Padre Santissimo, il nostro cuore è ben disposto, l'orecchio attento, alleluia, gloria al Tuo nome, al Tuo dire, per serbare, Signore, in cuore, appunto nell'anima, Signore, ogni parola che esce dalla Tua bocca, perché essa è spirito e vita. Abareta massi, alleluia, gloria al Tuo nome. Quindi, oh Signore, parlaci, mentre noi Ti offriamo il sacrificio della lode, per Te, Padre, per Gesù, benedetti in eterno. Amen, amen, amen. Benedetto sia l'Altissimo, alleluia, perché è Lui che, diciamo, regna su tutta la terra, nell'universo intero, universo quello che noi conosciamo e quello che non conosciamo, perché la creazione, ed ecco, è così immensa che non si può scrutare, non si può visitare per stabilire come è fatta, come non è fatta. Infatti gli scienziati, vedete, sì, certe cose loro le hanno già appurate, sono quelle, ma ci sono tantissime cose che loro non si riescono a spiegare. Amen? Questo perché? Vedete, già da questo dovrebbero ammettere che al di sopra di loro c'è uno scienziato che mentre gli scienziati studiano e magari fanno qualcosa, ma questo scienziato, vedete, che non è andato a scuola di nessuno, ha creato quindi l'universo e lo ha messo davanti a loro, ai loro occhi, per dire, per, in un certo senso, vedete, Dio li sfida a quelli, attenzione, a quelli che sono presuntuosi, prepotenti, li sfida, ecco, io ho messo davanti l'universo, spiegatemi come è fatto. Se voi me lo chiedete, io ve lo spiego, se voi non me lo chiedete, non ve lo spiego, e vi sbattete a testa voi, a temura. Alleluia. Come il Signore ci sta spiegando tantissime cose, perché effettivamente quando Lui ha incominciato a rivelarci le origini dell'universo, Lui ce li ha incominciati a spiegare a tutti quanti noi. Amen. E guardate che poi corrisponde con la verità, cioè
con quello che gli scienziati stessi riescono a spiegare. Vedete, loro non è che contraddicono ciò che noi abbiamo ricevuto. Alleluia. Come l'ultima cosa, loro per prima se ne sono accorti, no? Che il Signore ci ha spiegato diversi anni fa che il Padre nostro è, c'è una frase che è sbagliata, no? Non indurci in tentazione. Amen. Se vi ricordate, allora il Signore lo ha rivelato mentre io ero in preghiera qui, mi ha detto, ecco, il termine esatto è non esporci, no, preservaci, no, non esporci, perché non è né non esporci, perché alcuni dicono non esporci e altri non indurci, non è, quindi non è giusto, mi sono confuso, non è giusto dire né esporci né indurci, ma preservaci. Amen? Allora, ascoltatemi bene. Prego. Qualcuno può dire, ecco, non è che il Signore mi sta facendo tirare fuori questo discorso per vanagloria, no? Ma è per aggiungere, per dare una ulteriore spiegazione. E allora, perché preservaci? Amen? Dice, ma perché il Signore non ci preserva? Certo che ci preserva, però se noi glielo chiediamo, per avere Lui questo contatto diretto con noi, tra noi e Lui, altrimenti dice, va bene, ne provvedo. Allora sapete che facciamo a sto punto? Non andiamo a travagliare, non andiamo a studiare, non facciamo niente, il Signore ne provvede. Invece lo dobbiamo, ci deve essere questo rapporto a me intimo, tant'è vero che Gesù stesso, ecco, un'altra cosa che il Signore mi dia da capire e contemporaneamente da spiegare, no? Gesù non ci ha insegnato pure nel Padre nostro di chiedere pure il pane quotidiano? Dice, ma perché un padre non provvede un pane quotidiano ai suoi figli? Dice, allora, se io, dice Dio, se io devo provvedere a tutto che io provvedo, perché già, allora a questo punto, e Dio, quando ha creato tutte le cose, ha provveduto già in partenza, ha provveduto tanto per noi come pure per gli animali il cibo, il pane quotidiano, perché pane quotidiano vuol dire il cibo di ogni giorno, il sostentamento, cioè quello che uno ha di bisogno per mangiare, per vivere, è giusto? Oh. Quindi a questo punto già Lui lo ha fatto. Amen? O no? Non l'ha fatto, non l'ha creato tutte le cose? Oh. Allora, però vedete, quando noi diciamo il Padre nostro, recitiamo il Padre nostro e diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, in quel dacci oggi il nostro pane quotidiano stanno racchiuse tante cose. Amen? Soprattutto dacci la vita. Dacci la salute, perché quante ce ne sono che non possono mangiare manco pane? Alleluia. Allora vedete, allora il Signore per tenerci uniti a Lui, allora fa sì che noi ne avvertiamo e ne sentiamo il bisogno di tantissime cose, che Lui è disposto a darceli, però vuole che noi gliele chiediamo pure, ma non per sfiduciarlo, mi capite? Non per sfiduciarlo, ma per tenerci in contatto con Lui, per discutere insieme. Amen, gloria al Signore. Quando noi invece diciamo non indurci in tentazione, dice figlio Beggio, come dopo io creai tutte cose, amen,
è bene che tu mi chiedi il pane quotidiano, perché è giusto, in modo che noi parliamo insieme, ma mi viene a dire non indurci in tentazione, perché ti ho indotto qualche volta in tentazione. Il pane quotidiano te l'ho dato, pure, però dirmi, e non mi sono dimenticato, anche se tu me lo chiedi nel Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, non è che io non te l'ho provveduto, te l'ho provveduto, è giusto che ne discutiamo insieme, amen? Però non mi offendere dicendo non indurmi in tentazione, perché quella è già un'offesa, oh no? È come se la mattina si svegliano i nostri figli, dice, senti mamma, senti papà, non indurci oggi in tentazione, a peccare, a sbagliare. Ho avuto un segno d'educazione che non ha sbagliato così, io ora mi viene a chiedere che di non indurti a sbagliare nel corso della giornata. Io ti raccomando, stai attento a non sbagliare, ci siamo. Vedete che già, come una, ci sono tante cose che si possono dire, noi le possiamo dire al Signore sotto forma di richieste e Lui non si offende, no? Non si offende. Però certe parole, certe frasi sono offensive, è giusto, come quella lì, non indurci. Sia glorificato il Signore che quando, se vi ricordate, già il Signore me l'aveva fatto dire questo tantissimi anni fa, che anche la cosa lì, anche la Luzzi, gli addiodati di un tempo, proprio traducevano non indurci. E quindi questo il Signore me l'ha fatto rilevare non un paio d'anni fa, ma tantissimi anni fa, che poi ci sono state le traduzioni, alcune traduzioni, per esempio come la Luzzi, noi avevamo pure la Luzzi, allora l'hanno un po' modificata, amen? Ma originariamente anche quella traduceva non indurci, amen? E allora le Bibbie cattoliche pure traducevano, e ancora traducono, ne abbiamo sentito invece che il Papa, se lo sbagliamo una vecchicetta, dice che se ne è accorto, ma guardate che strana coincidenza, che se ne è accorto dopo che il Signore ce l'ha rivelata a noi per tanti secoli, si è sempre recitato il Padre nostro con non indurci in tentazione. Allora me l'hanno detto, sai fratello, così allora sono andato a controllare, ho detto vada, e dice che lui, ho letto lì in un sito che ha detto, dice, perché il Dio non induce, è Satana che induce, e te ne accorgisto ora dopo tanti secoli che è Satana che induce. Ma ci pensate, appena passare 2000 anni, 2000, tutti questi anni per accorgere. Quindi guardate che non hanno detto la stessa cosa però che abbiamo detto noi. Perché il Signore cosa mi ha fatto dire? Quindi, non che, cioè, preservaci, non che non esporci e non indurci, quindi preservaci. Amen? E allora, leggendo in uno di questi siti, lui mi pare che dice... Non abbandonarci. Ecco, lui dice... E dice, di dire, dice, in un certo senso vuol dire, dice, non abbandonarci. E che facciamo? Cadiamo sempre una roccia vuota, la testa su sempre dall'aria. Ma perché un padre abbandona? Sta scritto, quando anche tuo padre e tua madre dovessero abbandonare. Vedete? Come cane si muzzica la coda. Vedete come... quindi, perché se l'avessero fatto veramente dietro rivelazione da parte di Dio, allora avrebbero trovato anche la traduzione giusta, corretta. Invece gira, vota e furia, e la traduzione è sempre sbagliata.
Quindi non indurci, non esporci e non abbandonarci sono tutti lì offensivi. Vedete, gloria a Dio. Oh, questo l'abbiamo letto noi, quindi c'è scritto. Poi ora se ce ne usciranno altri, perché può darsi che ci faranno rilevare anche questo, che anche questo è sbagliato. Amen? Gloria a Dio. Può darsi che glielo faranno. Allora, chissà, può darsi che lo correggeranno. Alleluia. Quindi guardate la differenza quindi che c'è tra noi, anche se siamo un piccolo numero, ma che ci stiamo sforzando di fare la volontà di Dio, e quelli che si credono di essere sapienti in ogni cosa, come effettivamente inciampano e come interpretano le scritture alla loro lettera. Certo non lo fanno volutamente, ma involontariamente portano fuori strada i credenti su un conduttore di chiesa. Quale grande responsabilità grava? Fratelli, ecco perché la Chiesa deve sempre pregare per l'anziano, il pastore, soprattutto dice quello che ammaestra, perché dalla bocca del pastore, dell'anziano che ammaestra, devono uscire sempre delle parole sane, sagge. Amen, veritiere, senza poter essere, vedete, interpretate diversamente. Perché non è che lo devo capire solo io, oppure soltanto quelli che siete più colti. Quindi io, il mio parlare deve essere, vedete, alla portata anche dei bambini. Amen? Perché se il mio parlare non è tale, allora i bambini non capiranno niente, o meglio, capiranno niente, capiranno niente. Se invece il mio parlare è semplice, allora capiranno anche loro e agiranno bene. Se non capiscono bene, agiranno male. Amen, gloria a Dio. Niente, che stiamo navigando, va, andiamo navigando. Benedetto sia il Signore, alleluia. E quindi come stavo dicendo, o meglio il Signore mi stava facendo dire, anche vedete gli scienziati, perché se ve ne siete accorti, se,
Il Signore ci sta rivelando sia le cose religiose, spirituali, no, e anche le cose, diciamo, materiali, intellettuali, come ci ha spiegato e ci sta spiegando tante cose a livello spirituale per comprendere le scritture, no? Ci sta spiegando anche quelle cose che riguardano l'universo, le origini dell'universo e addirittura come è venuto all'esistenza pure Dio. Perché chiaramente dice, ma Dio come è venuto? Perché ogni essere umano, alcuni possono anche chiedersi questo, sì, ma come è venuto all'esistenza Dio? Come che Dio dice sempre stato e sempre sarà? Come è venuto? Che bella cosa! Aver ricevuto anche questa rivelazione, come Dio è venuto all'esistenza. Perché vedete, già potrebbe sembrare come sminuire Dio sapendo le sue origini, come lui è venuto all'esistenza. Invece non è vero, perché in me ha provocato invece una cosa diversa, in senso positivo, bellissimo. Cioè, perché io mi sono innamorato di più di Dio, perché in quella maniera, se io fossi rimasto sempre, ma Signore, ma come sei venuto dall'esistenza? Però dice, sì, io credo in te perché tu esisti, l'universo c'è, quindi ci parla di te, ma tu com'è? Come sei? Quindi sarei rimasto, magari, vedete, un pochettino insoddisfatto, ecco, magari. Dice, sì, Signore, però io, ecco, guardate come il Signore, vedete, piano piano, mi ha fatto capire come lui è venuto all'esistenza. Questo mi ha accresciuto l'amore e la fede in Dio, ve lo dico in verità. E quando il Signore mi ha dato da capire, io mi sono innamorato di più, e addirittura non vi nascondo che mi sono persino commosso con le lacrime. Quindi vedete, sapere, conoscere le origini di Dio non vuol dire allontanarsi da Dio, avvicinarsi ancora di più invece a Dio, innamorarsi di più, alleluia. Perché, fratelli, guardate in questo istante, benedetto tu sei, Signore, benedetto tu sei, alleluia. Mi viene da piangere, in verità, sapete, fratelli, in verità di Dio. Mi sembra di aver detto che quando il Signore mi ha rivelato le sue origini mi sono anche commosso. Fratelli, e anche in questo istante io mi sono commosso. E sapete perché? Una cosa che Dio non ci aveva detto mai, ma in questo istante, un istante fa, quando mi sono fermato un attimo, il Signore mi ha fatto una confidenza. Sapete, non perché Lui è Dio, ma come noi abbiamo bisogno d'amore, Dio ha bisogno d'amore. Nella medesima maniera che noi abbiamo bisogno d'amore, Lui ha bisogno d'amore, non perché Dio. Vi porto un piccolissimo esempio. Una persona povera, un mendicante, ha bisogno d'amore? Dite la voce forte, ha bisogno d'amore, vero? Una persona ricchissima ha bisogno d'amore. Amen. Vedete quindi che tanto il povero che il ricco hanno bisogno d'amore lo stesso. E i nostri figli hanno bisogno d'amore? Hanno bisogno d'amore, vero? Noi che siamo genitori,
Non abbiamo bisogno pure del loro amore? O no? Ma se tu sei mio figlio che non ti interessa, non ho bisogno del loro amore. Buono, buono! E come ce l'abbiamo bisogno l'amore dei nostri figli? E se viene a mancare ne risentiamo, è vero o no? Ancora che dico che stanno a maredare, non capisci, non è che siamo figli, siamo stati pure figli, ma noi che siamo genitori, abbiamo figli, abbiamo bisogno dell'amore dei nostri figli? E quando loro si comportano male noi non soffriamo? Così è Dio. Dio ha bisogno del nostro amore e quando noi, vedete, lo offendiamo e disubbidiamo, noi lo rattristiamo. E tanto è vero, guardate, sia glorificato in modo... Ora questa non è una cosa bellissima per chi ama veramente Dio, che quando quando dice Signore io ti amo. Non è una bella cosa. Alleluia. Tanto è vero, guardate, come si allaccia alla perfezione quello che il Signore mi ha fatto dire, che Dio ha bisogno... Fratelli, vedete, non che lui ne può fare a me, lui ha bisogno, perché lui, altrimenti lo scopo della sua vita non sarebbe vano. Lo scopo della sua esistenza, se non lui non ricevesse amore, sarebbe vano. Dice, perché sogno Dio? Io sono Dio, ma ho bisogno anche del vostro amore. Perché con amore vi ho formato, e da questo amore voglio ricevere amore pure io. E guardate il comandamento cosa dice. Amati, che dice il comandamento? Ci avevamo pensato mai? Ci avevamo pensato mai? Cosa dice? Cosa è il primo comandamento? È vero? Ve ne siete accorti? Ma lo voglio dire a voce forte qual è il primo comandamento? Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e tutta la tua anima. E che ne va a fare, Signore, il nostro amore? Però ci ha dato questo comandamento. Ce l'ha dato questo comandamento. Quindi se ce l'ha dato, ciò significa che lo vuole. Vuole rispettare questo comandamento. È vero? Quindi guardate che lui lo mette al primo posto. Ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutta la tua forza e con tutta la tua anima. Vedete che richiede amore? Vuole amore pure lui. Non dici ubbidisci, perché avrebbe potuto dire, primo comandamento, ubbidisci il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, con tutta l'anima, altrimenti io... ti punisco. No, ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. Vedete, gloria al Signore? Ecco chi è Dio. Questa è stata una confidenza, signor Mafici. E io ho sentito i brividi e mi sono commosso. Chi mai? Amante, ci avevamo pensato mai che Dio veramente ne sentiva questo bisogno del nostro amore. Quindi se lui ha dato il comandamento, ama il Signore Dio, non l'ha dato per imporci, perché l'amore non è un'imposizione. L'amore è sentimento, vero, reale. Amen, gloria al Signore. È questo quello che vuole il Signore. Perché tutto sommato, se Dio ha creato, vedete, l'universo e la terra con le piante, i fiori, cose, l'ha fatto per amore. Ma per amore di chi? Per lui? Ma lui ha il suo trono nei cieli. Lui nel suo regno ha ogni sorta di piante, di cose, ma non ha bisogno. Quindi... e Dio ha creato la terra e tutto ciò che essa contiene per noi, perché ci ama. E noi le calpestiamo. Amen. Sia quindi glorificato il Signore anche per questo. Quindi ricordiamoci, nelle nostre, non solo nelle nostre preghiere,
ma durante il giorno, come noi sentiamo il bisogno di essere amati dai nostri familiari, dai nostri figli, dai nostri parenti, anche del nostro prossimo, ricordiamoci che anche Dio vuole e sente il bisogno di essere amato da noi. Amen. Ecco perché ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Amen. Finché l'amore che Lui ci ha trasmesso creandoci, amen, sia uguale al suo. Vedete, in tutto ci vuole il vero amore, il vero sentimento, gloria a Dio. Ma lasciamo stare le cose del mondo, noi occupiamoci delle cose di Dio. Amen, gloria al Signore. Quindi da questo momento in poi, con questo nuovo sentimento, amiamo il Signore di più, con tutta la nostra mente, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima. Amen. Così come noi amiamo e mettiamo al primo posto i nostri figli, così è Lui con noi. Noi siamo. Poi c'è l'altro lato della medaglia, l'amore di genitore verso i figli. E i figli che c'è tu, l'amore di genitore non lo sanno apprezzare. E cominciano, ma se non ti stai tanta detta, ma che sei seccanti, ma se ne vai da qua, ma se ne vai, è il vero amore, vedete, che i genitori cercano di mostrare loro, viene interpretato male, è ripagato in una maniera diversa. È vero? Non è così? Che figli che sono sciagurati, no? La stessa cosa dice il Signore. La stessa cosa dice il Signore, vedete? Io non è che io ho una pallantina, io ho fatto l'esempio, quelli che il Signore mi dà, no? Così, vedete, come noi ci accorgiamo che i nostri figli non sanno apprezzare il nostro amore, Dio si accorge che non sappiamo apprezzare il suo amore. Ah, un Signore non mi permette questo. Ah, un Signore qua, un Signore da, ora non ci vai più a chiesa. Ora non canto. Ah, perché l'hai con il Signore? Ora non prego perché l'hai con il Signore. Come i figli gettoti fanno i genitori, no? Allora impariamo da queste semplici lezioni che il Signore ci dà. Amen. Vedete che sono delle lezioni semplici, che preziosi tanto per gli adulti che per i bambini che per i giovani. Amen. Gloria al Signore Gesù. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Lo stesso rispetto verso e amore verso il padre e la madre, noi dobbiamo avere massimo rispetto, massima riverenza, massimo amore verso l'Eterno, il Padre Eterno, e verso Gesù. Io vi buttai l'esempio come Gesù, come fosse nostra madre, perché chi ci ha creati è stato pure Gesù. Ma capite? Perché tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Quindi Gesù non è il nostro frate e non amma pigliare confidenza, in poche parole. Perché uno con frate si piglia confidenza. Cupace e camace no, avere rispetto. Ci siamo? Ora questo, gentili pastori, vescovi e papi, è bene che lo sappiate. Bisogna insegnare che Gesù non è nostro fratello. Gesù è nostro padre. Perché tutto è partito dal Padre Eterno, però ogni cosa è stata creata, come scrive Giovanni nel suo Evangelo, per mezzo di Gesù. Noi, infatti, quando Dio ha creato l'uomo, Adamo, il Padre ha detto a Gesù, noi lo chiamiamo così, creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Non ha detto il Dio, ora creo l'uomo a mia immagine e somiglianza. Ci siamo? Alleluia. Al limite, ecco come l'Apostolo Paolo usa pure, qualche volta ha usato pure questo termine, nostro fratello. Però le sue origini sono eterne.
Alleluia. Lui si è incarnato in Maria Vergine per andare poi in croce. Non è che si è incarnato in Maria Vergine per diventare nostro frate. E se ve ne accorgete, Gesù non rifiutò mai l'adorazione. Nella Bibbia noi vediamo che Gesù ha accettato l'adorazione. Noi vediamo pure nella Bibbia che Gesù viene chiamato l'angelo dell'Eterno, e quando lui parlava diceva: io l'Eterno. Vedete che non è il nostro fratello? Amen. Io l'Eterno. Alleluia. Perché appunto Gesù, essendo della stessa sostanza del Padre, perché il Padre lo ha generato come lui praticamente, è chiaro, lo ha fatto inferiore a lui, perché se c'è un creatore in partenza, il creatore di ogni cosa è sempre superiore a colui che viene dopo creato, è giusto o no? Quindi essendo Gesù venuto per volontà del Padre che lo ha generato, ecco perché è inferiore. E Gesù è inferiore al Padre. Se lo vediamo come un semplice fratello, non semplice, come un fratello, la cosa già è diversa, perché uno si comincia a prendere pure un po' di competenza. Attenzione, Gesù è Padre, Padre eterno. Alleluia. A questo punto credo che abbiamo capito. Vedete, tutte queste cose, fratelli, a me non le ha insegnate nessuno. Io tutte queste cose le sto apprendendo direttamente per rivelazione da parte di Dio. Vedete, se gli scienziati, per esempio, avessero un pizzico di umiltà di Dio, vedete, come lo ha fatto con me, lo sta facendo con me, che mi sta rivelando cose profonde, misteriose, e sono un incompetente in materia, il Signore l'avrebbe fatto con loro che sono della materia, e loro, fratelli, avrebbero scoperto delle cose, dato delle spiegazioni, che la fede del mondo intero e la credenza in Dio sarebbe aumentata. Invece all'avversario non ci conviene questo. L'avversario che cosa fa? Fa gonfiare sempre l'uomo, gli dà la gloria all'uomo che è intelligente, che scopre tante cose, invece è Dio, vedete, che gli fa scoprire agli scienziati determinate cose. Sapete perché? Non tanto per gli scienziati, ma perché i veri credenti, avvalendosi di quello che il Signore gli fa spiegare, conoscere loro, fa aumentare la nostra fede. Tutto vedete, è stabilito dalla parte. Se gli scienziati fossero dei veri credenti, amen, allora il Signore gli darebbe maggiore sapienza, maggiore conoscenza, e scoprirebbero più cose, e loro li trasmetterebbero a noi, e noi, vedete, acquisteremmo ancora più fiducia in Dio, più amore in Dio. Purtroppo, vedete, l'avversario è sempre tutto, ma si vede, è che lo scrive l'Eterno una volta per tutte, e purtroppo. E allora, vogliamo leggere intanto nell'Evangelo di Matteo, capitolo 22, e dal versetto 15. Alleluia. Amen. Allora, i farisei, allontanatisi, si consigliarono sul modo di coglierlo in fallo nelle parole, e gli mandarono i propri discepoli con gli erodiani per dirgli: maestro, noi sappiamo che tu sei verace e che insegni la via di Dio in verità, senza preoccuparti del giudizio di alcuno, perché tu non riguardi all'apparenza delle persone. Dicci dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Allora essi gli presentarono un denaro. Ed egli disse loro: di chi è questa immagine e questa iscrizione? Essi gli risposero: di Cesare. Allora egli disse loro:
rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e, lasciatolo, se ne andarono. Alleluia, amen. Fin qui la lettura. Alleluia, gloria al Signore Gesù. Vedete, nella vita, invece di cercare di migliorare nel campo spirituale, si cerca sempre invece di ostacolare il lavoro che quelli scelti da Dio stanno facendo. Perché appunto l'uomo, vedete, che poi è stato quello che l'ha fatto peccare nel giardino dell'Eden, il volere essere uguale a Dio. Quindi ce l'ha nel sangue proprio, su pensiero sempre di volere essere e dimostrare di essere sapiente, di non aver bisogno degli altri, di ricevere insegnamenti, ammaestramenti, perché Gesù era venuto per dare, vedete, la sua vita e anche per insegnare ai capi sacerdoti diciamo il sistema come meglio ammaestrare il popolo. Amen. Gloria a Dio. Invece i sacerdoti, vedete, reputandosi ormai colti, sapienti, di non avere bisogno di alcuno che gli insegnasse cose nuove, allora, vedete, sottovalutavano il lavoro di Gesù. Amen. Ma vedete, non è che lo sottovalutavano perché lo reputavano tale da poterlo sottovalutare. Loro lo sottovalutavano, il lavoro di Gesù, per dimostrare agli altri appunto di essere loro i veri maestri e che non doveva essere Gesù ad insegnare loro cose nuove, ma devono essere loro a insegnare pure a Gesù cose vecchie e cose nuove. Ci siamo? E questo loro non lo digerivano. Ma d'altra parte, fratelli, le stesse cose accadono ai giorni nostri, perché tutte le cose, gli insegnamenti che il Signore ci sta dando in questo luogo, ma perché li stanno apprezzando gli altri? Nessuno li sta apprezzando, però lo sanno. E noi ce ne accorgiamo. Loro pensano che noi non ce ne siamo accorti, ma noi ce ne siamo accorti già da sempre, che tutto quello che loro fanno, lo fanno, vedete, perché sono superbi. E loro non vogliono ammettere che ci siano altre persone ad insegnar loro cose nuove, ecco, soprattutto rivelazioni da parte di Dio. Come questo fatto del Padre Nostro, per esempio. Da quanto tempo che il Signore me la faceva dire pure per via radio, mi ricordo. Poi l'abbiamo messo su internet, mi sembra che sia stato il 4, non mi ricordo, 4 luglio 2016 l'abbiamo messo. Però già questa cosa noi... esatto. Però guardate, quanti credenti di Messina e di altri posti hanno apprezzato? Niente. Ora che l'ha detto pure il Papa, che fanno? La stessa cosa. Però, vedete, la loro invidia e gelosia è come un tarlo che li corrode internamente, gli corrode l'anima. Alleluia. Amen. Perché, vedete, l'avversario ormai è stato messo allo scoperto. Quindi Dio l'ha messo allo scoperto all'avversario, che per tanti secoli, vedete, ha fatto insegnare il Padre Nostro, con non indurci in tentazione. Gloria a Dio. Vedete, quindi, allora a questo punto, fratelli, parliamoci, a questo punto, se un'altra chiesa di Messina, oppure di tutto il mondo, avessero pubblicato su internet quello che abbiamo pubblicato noi,
io mi sarei congratulato. Io avrei detto, gloria a Dio, vero è. Ma perché? Perché io, come tutti noi, che stiamo ricevendo gli stessi insegnamenti, perché guardate, noi che stiamo ricevendo gli stessi insegnamenti, siamo di pari sentimento e apprezziamo le cose di Dio, le rivelazioni che vengono. Sono quelle di fuori che non accettano, perché sono superbi. E non si accorgono che piano piano si stanno scavando la fossa con le loro stesse mani. Fratelli, qualcuno anche di un'altra denominazione dovesse mettere su internet qualcosa di nuovo e di vero, io mi congratulerei, io l'accetterei. Non mi metterei lì, ah no, perché il Signore mi doveva rivelare a me, poi più cos'ugno io. Oppure chi sono gli altri? Gloria a Dio. Vedete, ora, la stessa cosa facevano con Gesù. Allora i farisei, dice, allontanatosi, si consigliarono sul modo di coglierlo in fallo nelle parole. Alleluia. Amen. E gli mandarono i propri discepoli con gli erodiani per dirgli, maestro, noi sappiamo, però vedete, lo chiamavano maestro, perché lo riconoscevano che Gesù era maestro. Fratelli, il Signore sta, guardate quello che mi sta facendo sentire in questo momento. Sappiate questo, che anche se in giro parlano male di noi e della mia persona, sappiate questo, perché questo mi sta facendo dire il Signore, perché tutti sanno che fratello De Luca è maestro, Gesù l'ha fatto maestro. Sappiatelo, e questo vi rallegri. Amen. E tutto quello che dicono in giro è solo invidia e gelosia, è cattiveria e malvagità. Amen. Come facevano con Gesù? D'altra parte, i veri discepoli di Gesù devono subire le stesse cose. Allora, amen. E allora, dice, maestro, vedete, quindi lo chiamavano maestro. Ah, anzi, una volta, sapete, tanti anni fa, parlo a meno di qualche 20 anni fa. E allora, loro andavano spesso a visitare una chiesa. E allora, parlando di chiese, di cose, di pastore. Sapete che c'è adesso? Cotto pace, dice, c'è poco da dire, dice, perché dice, il maestro dei maestri. Tantissimi anni fa. Dice, cotto pace, dice, c'è poco da dire, c'è poco da scherzare, dice, perché dice, una cosa, o il grande maestro, oppure il maestro dei maestri. Ma non ci disse per prenderlo in giro, ci disse per davvero, va, dice, ma non è che, per dire, ma capite? Ora, quando il Signore mi ha fatto dire questa frase, in giro lo sanno e tremano, si scantano. Sappiate che tu fratello De Luca tremano, si scantano. Hanno una paura terribile, come ce l'hanno di Gesù, la paura che hanno in Gesù. Perché non mi improvvisai io, pastore. A me mi ha scelto il Signore. Quindi, vedete, loro hanno paura, tutti quelli che parlano, è proprio perché non vogliono che l'opera che il Signore ci ha affidato prosperi. Mi capite? Perché si dovrebbero rimangiare tutto quel fango che è uscito dalla loro bocca. Amen? Gloria a Dio. Quindi, e poiché sono orgogliosi, questo non lo ammetteranno mai e cercano sempre, vedete, quindi loro cercano sempre di soffocare ogni bella notizia, ogni cosa, ogni rivelazione che il Signore ci dà. Amen, gloria a Dio. Invece di collaborare, cercano di nasconderlo, di soffocare, di metterla a tacere. Alleluia. D'altra parte, vedete, così come Gesù. Però, vedete, riconoscevano che Gesù era maestro e lo chiamavano maestro. Alleluia. Amen. Quindi, ora, dice, maestro, noi sappiamo che tu sei verace e che insegni la via
di Dio in verità senza preoccuparti del giudizio di alcuno, perché tu non riguardi l'apparenza delle persone, non riguarda l'apparenza delle persone. Fratello, un servo di Dio deve essere così. Alleluia. Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Guardate, quindi l'invidia, la gelosia, dei farisei, tutti mescati chissà sacerdote da allora, no? Dove li portava? Dice, questo perché? Alleluia. Dice, in modo dice, di coglierlo in fallo nelle parole. Amen? Ora vedete, tutte queste qua che oggi sia glorificato è Dio, il Signore sta rivelando cose meravigliose, vedete, loro su di me, sulla nostra piccola comunità, loro vanno sempre a cercare i lati negativi se li possono trovare. Voi capite? I lati positivi non le menzionano, vanno, perché, ripeto, andrebbero contro i loro interessi. Ci siamo, alleluia. E allora, la stessa cosa, quindi, allora, infatti, guardate, di me, quando è stato che ho fatto la radio, dicevano che lo facevo per vanità, per farmi, mettermi in mostra e cose. Ah, visto che... allora, vedete che io nella mia natura, lo dico in verità, non era così. Non era così. E ve lo garantisco. Voi avete visto che da quando ho fatto il calendario c'è un nome. C'è un nome. Sapete perché c'è il mio nome? Non per mettermi in mostra, lo giuro davanti a Dio. Un fratello De Luca è sempre in alto, tenuto da parte del Signore. Perché sapete cosa dicono in giro? Che la Chiesa del Radio Messaggio Cristiano non c'è più. In verità. Questo mi hanno detto, certe volte mi telefonano, dice, ma perché c'è la Chiesa? Ma non hanno detto che non c'è più la Chiesa. Quando mai c'è? C'è la Chiesa, c'è. Esatto. Sì, ma ancora continuate a dirlo. La Chiesa non c'è. Ah, la radio non c'è manco. In verità, sì, dice, ma perché la radio c'è ancora? Certo che c'è, ma dice, perché dice che non c'era più? Qua dice che non c'era più? Oh, fratello, questo ho risposto io al telefono, ah. Sì, però hanno detto che erano in un seminterrato, cioè non c'era più questa chiesa, ma in un seminterrato. Però io vado, fino a più. Era un seminterrato. Forse andare a pigliare i patati, seminterrato. Ah, e allora sappiate in verità, quindi ho messo è proprio pastore, proprio apposta, è fatta apposta, hanno fatto, però ripeto, ve lo dico in verità, non lo fa, anzi io cerco sempre di non farlo, no, ma ci stai facendo apposta per dimostrare loro che il Signore è con noi, che ha il suo unto. Ci siamo, quindi alleluia, perché secondo loro che cosa fanno? Cercano di dire che la radio non c'è più, la chiesa non c'è più, il fratello De Luca, il signore lo cancellato, chiuso di un rubinetto, e quindi quella lì è una cosa, quindi, però vedete, ecco, però se ve ne siete accorti, io metto sempre le vostre fotografie. Altrimenti io potevo fare, perché fotografie io oggi, perché le scattiamo pure noi. Potrei scegliere tutte le fotografie mie, ma sarei l'uomo più schifoso nel modo più assoluto. Amen? Quindi io prendo le vostre. Perché? Perché vi reputo della famiglia del Radio Messaggio Cristiano. Siete la famiglia del Radio Cristiano. Io sogno come un padre per voi altri. Amen? Quindi... se io dovessi escludere voi, ma io metterei a mare una persona, perché vedete, arrivato, allora volevo... ma siccome, quindi se c'è qualcosa, ecco, questo ve lo voglio dire, se voi vedete quello, non è perché io mi voglio innalzare, ve lo dico davanti al Signore, assolutamente,
lo faccio esclusivamente perché il mio nome deve rimanere da bello fede. Ah, gloria a Gesù. Ci siamo solo per questo. Alleluia. E allora, e ripeto, vedete, come il nome di Gesù, anche se lo lottavano, anche se cercavano di coglierlo di sorpresa, di farlo persino morire, però il nome di Gesù è rimasto incancellabile. Amen, gloria a Dio, alleluia. Benedetto sia il Signore. E poi, sta una bella soddisfazione. A quale dei pastori, di tutto il mondo, il Signore ha dato, perché già l'avrebbero messo su internet. Invece su internet l'abbiamo messo noi. Attenzione, vedete, Padre nostro, è sbagliato. Non è sbagliato il Padre nostro in te stesso, ma chi ha tradotto? Ne facete morire di scanto. Chi ha tradotto, ha sbagliato. Ci siamo, alleluia, amen. Perché anche lì, vedete, nella traduzione ci vuole la guida dello Spirito Santo. Non perché uno è professore, è laureato, perché è teologo, quindi si può mettere a tradurre la Bibbia, cose. Lì sono cose molto delicatissime. Lì ci vuole la guida dello Spirito Santo. Alleluia. E il Signore, vedete, sta. Se ve ne siete accorti, ce ne stiamo accorgendo, che il Signore, dove ci sono quegli errori, quelle lacune nella Bibbia dovute ai traduttori, attenzione, non la guida dello Spirito Santo, ai traduttori, allora il Signore sta provvedendo con le sue spiegazioni. Alleluia. Amen, ci siamo, gloria a Dio. E allora, quindi, perché, ripeto, loro che cosa volevano fare? Dice, guarda, se lui ci dice di non pagare le tasse, così noi lo denunciamo. Anzi, no, già c'erano i testimoni, perché vedete, c'erano gli erodiani pure. Quindi loro li avevano mandati proprio con questo intento. Ecco, quindi c'erano i farisei, quindi gli erodiani, che subito andavano da Cesare, da Pilato, chi era che governava da Ovarose, uno che stava governando in quel periodo, no? Lì, dei romani. No? Ma dai, dice, vedete cosa sta facendo? Sta andando contro la vostra legge. Quindi è un trasgressore, gloria a Dio. Quindi loro non è che apprezzavano invece gli insegnamenti di Gesù, no! Lo volevano togliere di mezzo, alleluia. Però vedete, quando uno è guidato dallo Spirito Santo, sa trovare le risposte anche giuste. Non è precipitoso nel rispondere, ma ci va a leggio e chiede sapienza a Dio. E Gesù possedeva la sapienza di Dio, alleluia. Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, ecco, vedete, ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse, perché mi tentate? Alleluia. Ipocriti, mostratemi la moneta del tributo. Allora essi gli presentarono un denaro, ed egli disse loro, di chi è questa immagine e questa iscrizione? Essi gli dissero, di Cesare. Allora egli disse loro, rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Questa frase, Gesù, gli spiega tutto. Ecco, se voi volete essere graditi agli occhi di Dio, sottinteso, giusto? Cristo Signore lo sta dicendo a noi, ce lo sta spiegando, ma questa è stata la sua intenzione. Allora, sappiate che, perché vedete, a non volere, loro non accettavano gli insegnamenti di Gesù, però li riconoscevano saggi, giusti, però gli dava fastidio. Allora dice, no, lo volevano far uccidere, in poche parole, o mettere magari in prigione, e così farlo cadere in ridicolo davanti a tutti coloro che lo seguivano a Gesù.
così non l'avrebbero più seguito. Fratelli, che stanno cercando di fare con Nero? Che stanno cercando di fare? Stanno cercando di gettare fango, infame delle cose per non farci seguire. Fratelli, ma Gesù cosa ha detto? Le mie pecorelle ascoltano la mia voce, io lo chiamo per nome e se mi seguono. Alleluia. Amen. Perché ce ne sono tanti che ci seguono sia su internet che per via radio. Alleluia. Amen. Non vengono perché magari si scantano, ancora devono raggiungere quella maturità e quella sicurezza che ha raggiunto allora Nicodemo, che non c'è, pure andavo di notte e si è aperto davanti a Gesù. Alleluia. Ma comunque noi non vogliamo fare proselitismo, a noi interessa far conoscere la verità, la giustizia di Dio, e stop. Poi chi vuole accettare l'accetta, chi la vuole seguire la segue, quello si perda e faccia quello che vuole. Va, amen. Ci siamo. Allora, quindi Gesù, guardate, dice dunque, allora, mostratemi una. E gli disse loro, di chi è questa immagine e questa espressione? Essi gli dissero, di Cesare. Allora egli disse loro, rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Quindi Gesù, vedete, anche se loro, guardate, ma guardate come un Signore fa cadere, chi sopede stesso, come diciamo noi in dialetto, li fa cadere, nel senso, loro, vedete, sia glorificato Dio, loro non volevano accettare pubblicamente gli insegnamenti di Gesù. Amen? Però Gesù aveva ricevuto dal Padre questo compito di far conoscere la giustizia di Dio, come doveva vivere il popolo. Amen? Perché in Israele c'erano, d'altra parte come ci sono oggi, ci sono quelli che vogliono pagare le tasse, ci sono quelli che non ne vogliono pagare. Ci hanno sempre stato e sempre ci saranno, dice. È giusto? Ci sono. Oh, allora, se dovessero venire da fratello De Luca e dice, fratello, tu che dici, l'amma pagare i tassi o no? Se io ci dicessi no, io vedrei uno, ma denuncierei uno, dice, ma non perché mi scanto, eh. Ma lo dico che invece le tasse si devono pagare, perché è giusto pagarle, fratelli. Dice, ma non agiscono bene, ma lasciate che siano loro a sbagliare, noi intanto facciamo il nostro dovere. D'altra parte, no, mi pare che fu via radio, no, che ho raccontato quando io pagavo le cose, i contributi, no? Pagavo l'IVA che non incassavo. Vabbè, non è dice, guarda che stai inventando, parlo delle cose che non ho fatto, le facevo. Fratelli, in verità, per cacca 2 anni, no? Io pagavo l'IVA, perché come una cosa più o meno mi rendevo conto più o meno di quanto poteva una persona, quanto poteva incassare al mese, perché è stata una fase un po' particolare quella, perché mi sono trovato nel dover decidere se lasciare il lavoro e dedicarmi interamente nell'opera di Dio, o viceversa. Amen. E quindi chiedevo aiuto al Signore. Intanto, nell'attesa che facevo, diventavo trasgressore della legge. Che bella testimonianza che avessi dato! Avrei dato una cattiva testimonianza, no? Perché l'avversario voleva fare questo, magari. Poi così mi arrivava la finanza, la tributaria, come si chiamano, no? Mi facevano un'ispezione, e mi trovavano in difetto. E dicevano, tanto che sto parlando a radio, tanto che evangelico. Ci siamo. Invece, gloria a Dio, io ho preferito, vedete, pagare IVA che non incassavo per rendere, ma perché io non stavo lavorando in quel periodo, quindi non producevo, perché mi dovevo dedicare molto pure per la radio, quindi non producevo, non producendo, io ci dicevo, per esempio, se venivano a farmi un controllo, ci dicevo, sai, io mi sto dedicando alla radio, dicevo, ma lei che credi, lei si mette a radio, che cosa, e fa,
lei o fa l'uno o fa l'altro, e che dovevo pigliare una contravvenzione, e avrei dato anche una cattiva testimonianza. Allora, io ho preferito pagare, stop. E allora, quindi Gesù, vedete, che cosa fa? Siccome lui è preciso nelle cose, come mi ha fatto dire, mi pare fu pronta radio stamattina, le autorità sono state istituite da Dio, amen? Quindi anche se l'impero romano si trovava lì ed era non era gradito né a Dio né agli israeliti, però vedete, erano quelli lì che dominavano, era l'impero romano che governava, per cui ogni governo ha le sue tasse da incassare. Ci siamo. E quindi vedete Gesù che cosa fa? Dice, no, io non vi dico che non dovete pagare, voi dovete fare l'uno e l'altro. Amen? Perché è giusto, perché Gesù ha ritenuto giusto che in Israele si pagassero le tasse, amen, per l'impero romano, per il governo romano, lì. Amen? E infatti Gesù si dice, dai a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Tu non gli devi togliere nulla al Signore e nulla a Cesare, alle tasse che ci sono da fare. Amen? Ci siamo? Ora, fratelli, la stessa cosa dobbiamo fare noi. Attenzione, perché l'avversario, vedete, vorrebbe distruggere quella che è l'opera di Dio, facendoci cadere in certi errori che noi possiamo evitare. Ecco perché il Signore ci ammaestra, per evitare che noi commettiamo degli errori. E disse loro, dice questa immagine, dice questa iscrizione, e si dissero di Cesare. Allora egli disse loro, quindi Gesù disse, rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ed essi, guardate, ed essi, udito ciò, si meravigliarono e lasciatolo se ne andarono. Che cosa ha fatto il Signore? Gli ha dato un bellissimo ammaestramento, un bellissimo insegnamento, che loro si meravigliarono. Dice, come? Parlano male. Perché vedete, gli erodiani, eppure come si chiamano, i discepoli dei farisei e dei sacerdoti, erano andati lì perché quelli che li avevano mandati gli avevano parlato male di Gesù. Amen. Fratello, quello che si fa sempre, l'avversario, quello che fa sempre, far parlare male dei veri servitori di Dio. Amen. E allora, questi quindi quando andarono, dice ora, lo facciamo cadere. E gli hanno fatto delle domande, quindi a Gesù, tali da farlo veramente cadere. Amen. Guardate, sia glorificato Dio. Quando loro invece hanno udito le parole di Gesù, la risposta, le risposte, perché non credo che gli abbia dato soltanto quella risposta quel giorno, loro si meravigliarono. Dice, guarda, allora non è quest'uomo quello che gli altri dicono. Questa è una persona saggia. Questo sa parlare di Dio e sa parlare pure delle leggi che si devono applicare nel proprio stato, amen, nella propria città o nelle proprie città. Ci siamo, vedete? Quindi i servitori di Dio devono essere, vedete, insegnanti in ogni ramo. Non ha sapere dire solo Gesù ti ama, Gesù ti ama, Gesù ti ama, gloria a Dio, gloria a Dio. No, il servo di Dio deve sapere guidare e rispondere saggiamente a chiunque rivolge delle domande, a chiunque chiede consigli, e lì ci vuole molta saggezza, molta sapienza che solo Dio può dare, come Gesù la possedeva in quel giorno. Amen, gloria a Dio. E qui mi fermo, perché, vedete, con il nostro agire, con le nostre risposte sagge, noi smonteremo, smonteremo tutto quello che i maldicenti fanno e dicono di noi,
che stiamo servendo è Dio a modo nostro. Noi con il nostro comportamento invece dobbiamo dimostrare che non stiamo servendo Dio a modo nostro, ma stiamo servendo Dio come Lui vuole. E noi non parliamo male di nessuno, noi ci difendiamo al limite. Difendere sì, perché non difendersi sarebbe da stupidi. Amen? Basta che non scacciano i piedi. Quindi hanno a stare attento, devono stare attenti, perché i maldicenti c'erano ai tempi di Gesù e venivano svergognati. I maldicenti ci sono stati nel passato e sono stati sempre svergognati. I maldicenti ci sono anche al presente e vengono sempre svergognati. Perché, fratelli, gli insegnamenti che il Signore sta dando in questo luogo svergogna tutti quelli che in giro parlano male di quest'opera. Amen. E Dio ci benedica. Così, Padre Santissimo, ti chiediamo questa grazia di accompagnarci alle nostre case con la guida del tuo Santo Spirito, di concederci sempre il tuo perdono, di illuminare la nostra mente per non, Signore, cadere negli errori che, Signore, commettevamo un tempo quando, Signore, eravamo privi della tua conoscenza. Gloria al tuo nome, ora che ci hai fatti figliuoli, alleluia, facci vivere da veri figliuoli e che possiamo contemplare la tua gloria, alleluia, nell'ascoltare i tuoi insegnamenti, le tue parole, alleluia, nel seguire la tua via qui in terra per poterla continuare a seguire lassù nel cielo per tutta l'eternità, insieme a Gesù che con te lo benediciamo ora e sempre in eterno. Amen, alleluia, amen, amen, Dio sia lodato, Signore ci benedica. Siamo stati nuovamente alla presenza del Signore, una presenza che non manca mai per grazia sua e che culto dopo culto ci ammaestra, ci rinnova, ci ricorda cose che ci aveva già detto e ce ne annuncia delle altre.
Ringraziamo tutti insieme il Signore per l'opportunità che ci dà ogni martedì e venerdì sera di stare insieme a lodare il Signore, a lodare il Suo nome ed ascoltare la Sua parola. Come ogni domenica mattina attraverso la diretta del fratello Nino alle 10:15. Sempre su YouTube, Facebook e sulla nostra frequenza radio. E prima di salutarvi attraverso la frequenza radio e lasciarvi in compagnia dell'ultima trasmissione, vi ricordo il nostro numero 349 64 11 232. 349 64 11 232. Pace, buon ascolto e alla prossima trasmissione del culto.